Physical Problem numero 8, pagina 14, circuito RL, di cui conosciamo la FEM del generatore, la resistenza e la resistenza interna e l'induttanza di 24 Henry, che è un valore enorme, secondo me poco ragionevole. Due domande: da quando viene chiuso l'interruttore, quanto tempo ci vuole perché la corrente salga a questo valore e in quel momento quanto vale la DDP ai capi dell'induttore. Questo è il circuito in cui ho disegnato soltanto la maglia inferiore, cioè la maglia che contiene il generatore. Al momento della chiusura del circuito inizia a scorrere la corrente in senso antiorario che scegliamo come al solito come verso positivo convenzionale. Sappiamo che la corrente sale con un andamento esponenziale dato da questa formula, dove tau è la costante tempo di questo circuito e vale l'induttanza diviso la resistenza del circuito. Qua dobbiamo considerare sia la resistenza interna che la resistenza vera e propria, che sommate insieme fanno 14,7 ohm. Ci sarebbe anche da considerare la resistenza del solenoide, anche perché essendo così grande, 24 Henry, la sua induttanza evidentemente è un solenoide molto lungo e sembra poco ragionevole che non abbia una resistenza elettrica senz'altro superiore ai 0,3 ohm della resistenza interna del generatore. Quindi, secondo me, un solenoide così grande ha una resistenza interna almeno di qualche ohm. Comunque il testo non ne parla e quindi non la inseriamo, la sua resistenza interna, nel calcolo della resistenza totale. Sappiamo già che se non ci fosse l'induttore, cioè il solenoide, la corrente elettrica, l'intensità di corrente elettrica salirebbe bruscamente da 0 fino al valore massimo, che è dato dalla legge di Ohm del circuito intero, quindi la FEM del generatore diviso R totale, valore massimo di 0,816 A. Invece la salita esponenziale è molto più dolce, proprio perché esiste il solenoide che reagisce a questo improvviso aumento di corrente elettrica. Infatti il punto è positivo, vuol dire che la corrente elettrica sta aumentando soprattutto all'istante iniziale con la massima rapidità, e la reazione del solenoide è l'autoinduzione. Infatti il solenoide avverte un aumento del flusso magnetico attraverso le sue spire e cerca di contrastarlo, generando un campo elettromotore autoindotto nel verso opposto, e quindi una forza elettromotrice autoindotta che ha lo scopo di generare una sua corrente autoindotta nel verso opposto, cioè verso destra, nel verso opposto all'aumento della corrente elettrica, non alla corrente elettrica, ma all'aumento della corrente elettrica. La corrente elettrica avrà un segno positivo perché comunque gira in senso antiorario, mentre invece la corrente elettrica autoindotta sarà di segno negativo perché rivolta in senso orario. La somma della corrente elettrica che si avrebbe in assenza di solenoide con la corrente autoindotta del solenoide dà la corrente totale, che ha questo andamento in salita esponenziale che gradualmente, asintoticamente, si porta al valore massimo di corrente. La costante tempo di questo circuito RL si calcola con la formula che conosciamo e fa 1,63 secondi. Vediamo l'unità di misura: Henry su Ohm. Al posto di Henry mettiamo Joule su Ampere quadrato. Poi questi due ampere, uno lo scriviamo come coulomb al secondo, l'altro lo lasciamo come ampere. E poi raccogliamo ampere ohm, che per la legge di Ohm fa volt, quindi si semplifica con il volt sopra. Coulomb si semplifica e rimane secondi. Ricordiamo che la costante tempo è quell'istante di tempo in cui la corrente elettrica sale più o meno al 63% del suo valore massimo partendo da zero, momento della chiusura dell'interruttore. La prima domanda del problema è in quale istante la corrente raggiunge il valore 0,35 A. Ci aspettiamo un istante di tempo minore di tau, perché il valore di corrente 0,35 A è minore del 63% del valore massimo. Per calcolare questo istante di tempo dobbiamo invertire la formula della salita esponenziale di corrente elettrica e ricavare T. Cominciamo quindi con la formula inversa. La formula diretta era I uguale I max 1 meno E alla meno T su tau, portiamo I max qua sotto, conosciamo il valore di corrente richiesto, 0,35 A, 0,816 A è la corrente massima,
E poi con semplici passaggi troviamo prima e alla meno t su tau, che sappiamo quindi che deve fare 0,571. Poi con il logaritmo naturale a entrambi i membri ricaviamo l'istante di tempo t, che fa meno tau logaritmo di questo valore. Logaritmo che, essendo l'argomento un valore compreso tra 0 e 1, è negativo il logaritmo, meno 0,560, che moltiplicato per meno 1,63 secondi fa 0,914 secondi, circa 0,91, e quindi si conferma che l'istante di tempo trovato che è minore di tau. La seconda domanda è: in questo istante di tempo quanto vale la DDP ai capi dell'induttore? Facciamo un piccolo approfondimento per vedere come sono messi i campi elettrici all'interno del circuito e nei vari componenti. Ci sono tre tipi di campi elettrici in questo circuito. Uno è il campo elettrostatico, un altro è il campo elettromotore del generatore, che si trova soltanto dentro il generatore, e il terzo campo è il campo elettromotore autoindotto, che si trova dentro l'induttore, dentro il solenoide. Il campo elettrostatico è l'unico che è dislocato su tutto il circuito e in tutti i suoi componenti, che sono quattro: il generatore, la resistenza interna, l'induttore e la resistenza vera e propria. Gli altri due campi elettrici, quindi il campo elettromotore autoindotto, è tutto concentrato dentro la bobina, dentro il solenoide, e il campo elettromotore del generatore è tutto concentrato nel generatore. Il campo elettrico del generatore è rivolto verso destra perché spinge le cariche elettriche e le porta dal polo negativo verso il polo positivo, generando la corrente elettrica nel circuito. È un campo rotazionale perché, se andiamo a fare la sua circuitazione lungo tutto il circuito, troviamo che questa circuitazione non è zero. Intanto la circuitazione la dobbiamo sempre fare nel verso convenzionale positivo e incontriamo il campo del generatore soltanto dentro il generatore. Quindi in totale, quando facciamo la sua circuitazione, troviamo semplicemente F uguale a 12 volt. Anche il campo elettromotore autoindotto del solenoide è un campo non conservativo, cioè un campo rotazionale. Infatti, quando facciamo la sua circuitazione lungo il circuito intero, lo troviamo soltanto qua dentro e rivolto in verso opposto al verso convenzionale positivo. Quindi la sua circuitazione è negativa e il suo valore è la FEM autoindotta FA, cioè è questo valore qui di segno negativo. Di segno negativo giustamente sia perché, facendo la circuitazione, lo incontriamo questo campo autoindotto in senso opposto, ma anche perché il solenoide si oppone agli aumenti di corrente elettrica e quindi genera questo campo elettrico autoindotto nel verso opposto all'aumento della corrente, quindi verso destra. Infine c'è il campo elettrostatico, che invece è un campo conservativo, non rotazionale. Infatti è rivolto in senso antiorario nei tre componenti R interna, solenoide e resistenza, come vediamo qua. Però è rivolto dalla parte opposta all'interno del generatore. Quindi quando andiamo a fare la sua circuitazione otteniamo contributi positivo, 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 negativo. E in totale la sua circuitazione è zero. Ai capi di ciascun componente c'è una differenza di potenziale associata a questo campo elettrostatico, la cui somma algebrica fa 0. Facciamo un esempio numerico: tra questi due poli sappiamo che ci sono 12 volt, quindi immaginiamo 0 volt qui, 12 volt sul polo positivo del generatore. Poi, siccome passa la corrente elettrica, c'è una caduta di tensione sulle due resistenze. Immaginiamo, per esempio, tanto per fare degli esempi numerici che sicuramente sono sbagliati dal punto di vista numerico, però dal punto di vista concettuale immaginiamo dei numeri semplici, per esempio una caduta di tensione di 1 volt sulla resistenza interna, quindi abbiamo qua 12 volt a sinistra, 11 volt a destra della resistenza interna, poi un'altra caduta di tensione, per esempio da 11 volt a 5 volt, e ancora un'altra caduta di tensione da 5 volt a 0. Quindi abbiamo tre cadute di tensione sui tre componenti. 1 volt cade qui, 6 volt cadono
ai capi dell'induttore e 5 volt ai capi della resistenza, quindi in totale sono caduti quei 12 volt che poi il generatore provvede a ripristinare attraverso questa salita di potenziale. Adesso, per rispondere alla domanda del problema, che era la differenza di potenziale ai capi dell'induttore, vediamo che questa differenza di potenziale VL è opposta alla FEM autoindotta. Il segno meno è conseguenza del fatto che il campo elettrostatico va a sinistra meno il campo elettromotore autoindotto va a destra. L'incognita del problema è VL, quindi per calcolarla basta che noi calcoliamo la FEM autoindotta. A sua volta la FEM autoindotta, per la legge di Faraday, Neumann, Henry, Lenz, sappiamo che vale meno L il punto, in quanto il solenoide ha l'obiettivo di cercare di mantenere costante la corrente elettrica che lo attraversa, quindi reagisce con una FEM autoindotta alle rapide variazioni della corrente elettrica. Attenzione che queste relazioni sono tutte relazioni istantanee, cioè valgono istante per istante, cioè in ogni istante sarà diversa la rapidità di variazione della corrente e sarà più o meno intensa la reazione del solenoide. Matematicamente il punto è una funzione del tempo, come anche la FEM autoindotta è una funzione del tempo, e anche la DDP ai capi della bobina è una funzione del tempo, e infatti il problema ce la chiede in un tempo, in un istante preciso, che è 0,914 secondi. Dunque, per calcolare questa differenza di potenziale ai capi della bobina dobbiamo calcolare la derivata della corrente elettrica, che secondo le regole di derivazione delle funzioni composte ci dà questa funzione del tempo. Infatti abbiamo derivato prima l'esponenziale e poi l'argomento dell'esponenziale. Questa funzione del tempo è la derivata istante per istante, il punto di t. Noi la andiamo a calcolare all'istante 0,914 secondi, sostituiamo i valori, la corrente massima, la costante tempo tau, e alla meno t su tau l'avevamo calcolata prima, faceva 0,571. Il risultato di questa derivata, calcolata in questo momento, è 0,286 ampere secondo, che vuol dire che la corrente elettrica sta variando con una rapidità di 0,286 ampere in un secondo, cioè in un secondo aumenta la corrente elettrica di 0,286 ampere. Oppure, più esattamente, bisognerebbe prendere un intervallo di tempo molto più piccolo di un secondo e bisognerebbe dire, per esempio, in un microsecondo la corrente aumenta di 0,286 microampere. Comunque, adesso abbiamo calcolato la derivata istantanea della corrente elettrica in questo momento e la andiamo a sostituire in questa formula per trovare la FEM istantanea in quel momento, meno L il punto. Basta sostituire i numeri e troviamo circa meno 6,9 volt, valore negativo giustamente perché avevamo visto che la FEM autoindotta era negativa, l'avevamo visto prima, e questo accadeva perché il campo elettromotore autoindotto era rivolto verso destra, quindi in verso orario, in quanto si opponeva all'aumento di corrente elettrica. Qui c'è il calcolo delle unità di misura per far vedere che il risultato di Henry per ampere su secondo fa volt. Infatti al posto di Henry scriviamo Joule su ampere quadrato, 1 ampere si semplifica, ampere per secondo fa coulomb, infatti ampere è coulomb al secondo, e quindi Joule su coulomb fa volt. Abbiamo calcolato la FEM autoindotta nell'istante 0,914 secondi, ma il libro chiedeva la DDP ai capi dell'induttore, che è semplicemente meno la FEM autoindotta, e quindi è giustamente positiva e vale circa 6,9 volt. Giustamente positiva perché ricordiamo che nella bobina c'è un campo elettrostatico opposto all'elettromotore autoindotto, che va quindi va da destra a sinistra, quindi nel verso positivo convenzionale, e questa differenza di potenziale quindi è positiva. Infine, come piccolo approfondimento finale, andiamo a calcolare l'andamento della FEM autoindotta prodotta dal solenoide in ogni istante, quindi non solo di calcolarla all'istante 0,914 secondi e faceva questo valore qua, ma proprio di calcolare la sua funzione matematica in ogni istante.
dal momento che già conosciamo la derivata temporale della corrente, il punto che ha questa espressione matematica qua, allora basterà moltiplicarla per meno L e poi semplificare. Infatti la corrente massima era F su R totale e la costante tempo era L su R totale. R totale e L si semplificano e rimane meno F e alla meno T su tau. Questo vuol dire che il solenoide reagisce agli aumenti di corrente, infatti la corrente sta aumentando, generando una FEM autoindotta negativa che è massima all'inizio quando la corrente aumenta con più rapidità. E infatti la vediamo qui, la massima FEM negativa di reazione all'istante iniziale, perché è il valore massimo negativo, quindi il valore più basso del grafico. Poi questa FEM autoindotta piano piano si smorza fino a spegnersi del tutto con questo andamento esponenziale decrescente. Il motivo per cui la FEM piano piano si smorza e si spegne è che la corrente varia sempre più lentamente fino a stabilizzarsi. Nel momento in cui la corrente si stabilizza e non varia più, il circuito, cioè il solenoide, non reagisce più e non fa più nessuna FEM autoindotta. Invece la massima reazione del solenoide si ha all'inizio, all'istante zero, quando il circuito e l'interruttore viene chiuso, e in quel momento iniziale la FEM autoindotta ha lo stesso valore della FEM del generatore. Infatti questa funzione esponenziale, la FEM autoindotta, parte dal valore iniziale meno F, cioè la FEM del generatore, chiaramente di segno negativo perché si oppone al generatore, come se per un istante, l'istante iniziale, il solenoide fosse un controgeneratore che ha la stessa FEM del generatore stesso.